YouTube anch'io è morto? Punto interrogativo. È la domanda che mi faccio oggi e a cui cerco di andare a rispondere. Oggi è il 10-18 agosto 2021, dei video 2 pubblicati qua su YouTube ci informano che proprio quest'uomo, l'anagrafe Omar di Rossano in provincia di Cosenza, Calabria, sarebbe morto. Il cugino fa il video, dice che purtroppo non ce l'ha fatta. Nella mente ci sono tutti i bei ricordi che ho, grazie a quei bellissimi video che ho visto del maestro Omar, l'anagrafe, ossia YouTube anch'io, e mi auguro proprio che non sia morto. Qualcuno dice per infarto, qualcun altro dice che l'arteria è rimasta bloccata alla gamba, anche per via del peso eccessivo che aveva, ed ecco che purtroppo è giunta la morte. Non ho la certezza matematica che il decurius che la morte si sia verificata in lui, sta di fatto però che se questa informazione fosse vera, io sono letteralmente triste, scioccato, deluso, amareggiato e sconfitto come uomo e soprattutto come fan di questo grande youtuber qual era Omar. Due video che sono presenti qua sul web, uno del cugino, un altro di Giorgio Sciacca, un ragazzo siciliano della Sicilia, che va a trovare proprio Omar, questo è il nome di YouTube anch'io, però viene dirottato in diversi ospedali fino a quando si accorge proprio che, ripeto, si trova in ospedale proprio per colpa della caduta che aveva avuto. Poi in un video viene riportato che la vicina avrebbe confermato che è morto Omar, ossia YouTube anch'io, e viene anche però detto che si erano visti stamattina le pompe funebri sotto casa di questo youtuber italiano. E quindi, se tutto questo fosse vero, sono letteralmente triste e drammatico nel dire tutto questo. Detto ciò, grazie a tutti, utenti di YouTube, il video termina qua, fatemi sapere cosa ne pensate, datemi la vostra opinione del fatto che sarebbe morto. Ovviamente sono scioccato se questo fosse il ripeto. Mi auguro che tutto ciò sia un brutto sogno, un brutto incubo e che tutto sia maledettamente falso. Però il cugino ha confermato ciò. Detto questo, grazie a tutti. Ripeto, il cugino non ha, penso, interesse nel dire cose false, anche perché i video non sono stati monetizzati. I video in cui si vede lui che è serio, non ride, non trolla. Quindi, e poi penso che trollare sulla morte penso che sia un'azione davvero stupida e banale, ma non credo che il cugino vada a trollare gli altri. Detto ciò, grazie a tutti, un saluto caro, Daniando, narrato italiano. Sia chiaro che questo video non vuole violare la privacy di YouTube anch'io, né della sua famiglia, qui mando le mie eventuali condoglianze, ma solo informare eventuali persone di ciò che di recente sarebbe accaduto. Grazie a tutti, Daniando, narrato italiano.